Superbonus e blocco dei crediti fiscali. Arriva un'interessante proposta dal mondo delle imprese, dell'imprenditoria. Come sapete benissimo, ne ho parlato in tanti video pubblicati nelle ultime settimane. Il vero problema che in questo momento attanaglia il superbonus e l'intero comparto dell'edilizia è quello legato al blocco dei crediti fiscali. Non si riesce più a cedere i crediti né da parte degli imprenditori, delle imprese che si trovano, come ho detto, con cassetti fiscali pieni che però non riescono a monetizzare, né da parte dei privati cittadini. Tantissimi mi scrivono dicendo di aver già iniziato i lavori di riqualificazione energetica per i quali hanno avuto accesso al superbonus, magari hanno già emesso la prima quota di SAL, la prima cessione, adesso per le altre sono in difficoltà e non riescono a sbloccare la situazione, quindi molti si trovano nella difficoltà di dover trovare poi i soldi per continuare i lavori. Magari in alcuni casi, come ho detto tante volte, i cantieri sono bloccati, sono fermi, quindi situazioni molto difficili per imprese, in primo luogo ovviamente, per i professionisti, fornitori, ma anche per i privati cittadini che hanno deciso di utilizzare questo mezzo che gli era stato messo a disposizione da parte dello Stato, per poter appunto riqualificare da un punto di vista energetico o sismico il proprio edificio. Si è cercato di porre delle soluzioni a questo problema con la legge di bilancio 2023 e con il decreto aiuti quater da poco approvato anche alla Camera e che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. Si tratta però di soluzioni di cui ho già parlato, non voglio tornarci sopra, molto, diciamo così, leggere, dei palliativi che in realtà non risolvono veramente il problema legato al blocco dei crediti fiscali. Da questo punto di vista arriva una proposta molto interessante da parte dei giovani imprenditori, da parte degli imprenditori, che potrebbe dare diciamo, una soluzione interessante e comunque alleggerire la posizione di coloro che si trovano, come detto, con cassetti fiscali pieni, ma con poca liquidità. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale cliccando il pulsante qui sotto. Nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Potrebbe esserti utile per esempio se stai ristrutturando casa e vuoi accedere in serenità ad uno dei tanti bonus presenti nel mondo dell'edilizia, oppure se stai affrontando una compravendita immobiliare e vuoi valutare gli aspetti più importanti da prendere in considerazione quando si vende o si acquista un immobile. Detto questo, ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di che cosa si tratta. Come detto, arriva questa proposta legata al blocco diciamo, dei crediti fiscali direttamente dal mondo dell'imprenditoria, in particolare da Marco Matteoni, che è l'ex presidente del Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio. Quindi parliamo di una persona direttamente diciamo, dentro il settore immobiliare e dell'edilizia e quindi da chi effettivamente ha subito anche tutti i problemi che sono legati al tema relativo al blocco dei crediti fiscali. In particolare, Matteoni ha osservato un pochino quella che è la situazione attuale e alla luce della situazione ha proposto una soluzione che potrebbe essere, diciamo, assolutamente condivisibile, a meno che non ci siano delle ragioni un pochino diciamo, legate all'economia internazionale, secondo me, che potrebbero ostacolare questa iniziativa. Comunque, detto questo, cominciamo col dire che, come detto, il problema del blocco dei crediti fiscali è sicuramente il problema più urgente da risolvere in questo momento. Basti pensare che si stima che i crediti bloccati per le imprese nei propri cassetti fiscali che non riescono ad essere monetizzati arrivano a circa, si stima arrivino a 5 miliardi di euro. Quindi parliamo di una somma veramente veramente grande e per molte imprese questo potrebbe rappresentare motivo di fallimento nelle prossime mesi, se non addirittura nelle prossime settimane. Bisogna quindi assolutamente ridare liquidità alle imprese. Come farlo? Come ho detto già in precedenza, il governo ha cercato di
risolvere un pochino il problema, andare incontro alle imprese con la legge di bilancio 2023 prima e con il decreto aiuti quater poi. Però le soluzioni trovate, le soluzioni proposte sono veramente molto leggere, sono dei palliativi, almeno così lo ritengo io. Poi vedremo che risultati avranno nelle prossime settimane. Le soluzioni, come detto, sono quelle di per le cessioni del credito comunicate prima del 31 ottobre 2022, consentire di spalmare la detrazione in 10 anni. Ok, buono, però questo non risolve di fatto il problema della liquidità. Il discorso poi legato alla possibilità per le imprese che risiedono in Italia con codice Ateco 41 e 43 che hanno fatto lavori super bonus con cassetti fiscali pieni di poter accedere ad un prestito a tassi agevolati in cui la SACER è praticamente fa da garante, fa da garanzia per l'accesso a questi finanziamenti. Come detto, si tratta di palliativi. Qual è la soluzione interessante che propone Marco Matteoni è quella di dire per tutti quei crediti fiscali che sono stati cumulati con questi lavori super bonus, ma anche derivanti da bonus minori e che sono diciamo che sono stati verificati e che sono stati diciamo quindi dichiarati tra virgolette legittimi, perché non dare la possibilità a chi ha questi crediti di utilizzarli come vera e propria moneta per poter acquistare dei beni che possono essere una macchina piuttosto che un immobile, una casa. In questo modo si avrebbero due vantaggi molto importanti. Il primo è che tutte queste persone, e parliamo soprattutto ovviamente di imprese, ma anche di privati cittadini che si trovano con dei cassetti fiscali pieni, in questo modo potrebbero riuscire a diminuire un po' l'entità dei crediti fiscali accumulati, appunto acquistando un'autovettura piuttosto che acquistando un immobile. In secondo luogo, secondo vantaggio che si avrebbe è quello di rimettere i soldi dell'economia, quindi far girare anche l'economia e attraverso quindi questo scambio di moneta. Quindi sostanzialmente la soluzione che viene proposta dal mondo delle imprese è quella di utilizzare quei crediti fiscali che sono stati accumulati in questi ultimi anni e che sono certificati, che sono quindi dichiarati legittimi da parte del fisco, dell'Agenzia delle Entrate, poterli utilizzare come moneta per acquistare dei beni appunto che, come detto, potrebbero essere un'automobile piuttosto che un immobile. Detto questo, la proposta ovviamente pare del tutto sensata, pare assolutamente sensata, direi. È chiaro che a questo punto bisognerà, diciamo, bisogna vedere quella che è la sua applicabilità, perché, diciamo, rendere come era un po' all'inizio della nascita del super bonus, il credito fiscale alla stregua di una moneta virtuale, quindi una moneta scambiabile, credo che sia una cosa difficile da applicare, però lì entrano in gioco dei meccanismi a livello finanziario sui quali non mi esprimo perché non ne ho le competenze necessarie. Come idea generale mi sembra un'idea assolutamente sensata. Certo, resta sempre da vedere come utilizzare questo tipo di moneta, nel senso, se io che ho dei crediti fiscali bloccati nel mio cassetto fiscale, li utilizzo per andare a comprare una macchina, ma chi mi vende la macchina accetterà questi crediti? Poi si trova lui con dei crediti bloccati, cioè bisogna vedere bene come formulare diciamo, questo tipo di iniziativa. Mi sembra già più sensato l'idea di utilizzare per esempio questi crediti al posto diciamo, per l'acquisto di un immobile, al posto di chiedere il mutuo, utilizzo questo tipo di crediti. Però resta sempre il discorso di in questo caso che fa l'intermediario, chi lo farebbe? La banca? Oppure questi crediti li giro direttamente a chi mi vende casa? E chi mi vende? Chi è che invece dei soldi contanti si prende dei crediti fiscali? Cioè restano un po' diciamo, di limiti o comunque di difficoltà nell'indicare come effettuare questa cosa, cioè come effettivamente poter utilizzare questi crediti alla stregua di moneta virtuale. L'idea è sicuramente condivisibile, è sicuramente buona, perché consentirebbe, come detto, a imprese e cittadini di utilizzare questi crediti che altrimenti rimarrebbero nei cassetti fiscali lì bloccati. Non si sa ancora per quanto tempo, perché tutti mi chiedono quando verranno sbloccati questi crediti. In effetti, effettivamente e realisticamente a questa domanda credo non possa
possa e non sappia rispondere nessuno al momento. Non è che è difficile, è impossibile valutarlo o ipotizzarlo. Detto questo, come detto, questa è un'iniziativa e un'idea che da un punto di vista teorico è apprezzabile e condivisibile, certo bisogna vedere come poterla realizzare concretamente, perché non credo sia così semplice, però detto questo è un'idea. Spero che venga valutata, venga presa in considerazione e vediamo se, nel caso in cui venga presa in considerazione, in che termini potrebbe essere resa concreta e fattibile sul piano pratico. Ovviamente, vi terrò aggiornati su quello che succederà nelle prossime settimane in tema superbonus e sblocco dei crediti fiscali, per cui ti chiedo di iscriverti al canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi, puoi anche decidere di abbonarti al canale cliccando il pulsante qui sotto. Ciao!